Marcello D'Amico, presidente della Proloco di Campo di Giove. Natale 2021 si appresta a essere un anno, nonostante il Covid, con una serie di eventi, soprattutto i mercatini. Allora, in collaborazione con il Comune di Campo di Giove, che ha patrocinato questi mercatini, con l'associazione delle logge, commercianti, un po' tutto diciamo, e ancora una volta si è messi su questi mercatini, e anche in questo momento bisogna dire molto delicato e diciamo un po' buio per via del Covid. Però nonostante tutto abbiamo creduto a questa iniziativa già fatta altri anni, e in collaborazione, dicevo, con commercianti, associazioni e comuni vogliamo riproporre questi mercatini. E poi bisogna dire grazie a Fondazione Fessi, con i suoi treni in porta circa il sabato e la domenica 700-800 persone, 700 qualcosa di più, 700 persone il sabato e idem la domenica. Ora cosa dico? Con la riapertura di questa linea, grazie a Fondazione, grazie ai ragazzi dell'Associazione delle Rotaie, oggi abbiamo un numero abbastanza congruo, cioè la media, ripeto, 1000 persone. No, scusa, diciamo 700 persone al giorno, considerando un paese di 700 persone, è una bella affluenza, la gente, i turisti che frequentano questo paese dalle varie parti d'Italia che vengono con questo trenino restano abbastanza contenti, e per me potrebbe essere un bel segnale, uno sviluppo per il nostro paese, soprattutto in questo momento così critico, diciamo, che si sta vivendo. Ringraziamo. Ringrazio un po' tutti per la partecipazione dal Comune e le varie associazioni, le logge, dicevo prima, ripeto un'altra volta, e soprattutto grazie a tutti coloro che con i treni hanno frequentato il nostro paese venendo da tutte le parti d'Italia. Devo dire grazie a tutti. Grazie a voi, da Campo di Giove è tutto.